Ciao ragazzi, questa è una recensione volante di un film che ho visto su Netflix. È più uno sfogo che una recensione in realtà, perché ve lo voglio sconsigliare assolutamente, ovvero il Club dei Lettori Assassini Horror che trovate su Netflix da 7-8 giorni, 9 giorni. Devo dirvi subito che è la bruttissima copia di Scream e so cosa avete fatto l'estate scorsa. È orribile. È un film inconcludente, inutile, che però punta su un comparto visivo discreto, perché comunque gli horror e i thriller spagnoli hanno un minimo di... sono catchy, dai, riesci a valutarli e a goderteli, però sicuramente è un film inutile, inutile per la conclusione che è copiata. L'intreccio può essere interessante, perché di che cosa parla? Di questo gruppo di scrittori che, siccome non trovano l'ispirazione, poi la troveranno quando un reale serial killer li minaccerà tutti. E quindi la protagonista, ovviamente, che si salva nell'ultima scena, ops, spoiler, prenderà spunto da questi eventi per trovare l'ispirazione, ma il passato ritornerà, eccetera, eccetera. Quindi, questa grandi linea, attori sconosciuti, mai visti, incapaci tutti, dai no, incapaci no, ho visto di molto peggio, volendo dire. Lo spunto iniziale era anche interessante, pensavo che fosse un gioco più metanarrativo, perché in realtà siamo dentro al romanzo, tutta una visione, in realtà non è una visione, questo ve lo dico, è realistico, quindi quello che avviene, avviene, senza troppe cose da dire. E ve lo sconsiglio perché è noioso. Certo, la durata potrebbe incoraggiare la visione, visto che è meno di 90 minuti, ma è talmente breve che proprio va via come l'acqua fresca, cioè non ti rimane niente. Ah, lo spunto iniziale del film non l'ho gradito, è del 2023, proprio di queste annate. Quel pizzico di nazifemminismo gratuito che anche no, è tutto talmente prevedibile che tu sai in precedenza quello che succederà, a partire da quello spunto e dall'ambiente in cui questi personaggi vivono, in questa specie di scuola per scrittura, di scrittura, non si capisce bene. E niente, questo era una recensione flash, sconsiglio questo film che è davvero orribile, ciao.